Cortei è un'installazione del 2021 che ripropongo per quadriennale. È una scultura che si compone di due elementi, che sono appunto due cortei funebri. Diciamo uno più lungo che rappresenta il corteo più ricco, quello più festoso a livello economico, quindi c'è una maggiore apprensione nella ritualità della finale. E invece un corteo più piccolo che rappresenta, diciamo, quello dei poveri, quello degli inetti. Trae ispirazione da questo film di Cipriano Maresco del 95, Lo zio di Brooklyn, appunto dove c'è questa scena del funerale dove i due cortei si incontrano in una rotonda e il corteo che passa per primo è quello dei mafiosi, quello dei potenti. La cosa nell'installazione scultorea che mi interessava particolarmente che venisse a galla era appunto questo rapporto della fine comune fra il corteo lungo e il corteo breve, che appunto è esplicito in questo senso, perché il corteo più lungo comunque ha la vinta sul corteo piccolo e si direziona verso una fine comune che è il cimitero. La scultura si compone di argilla cruda, quindi ho modellato qui in spazio a Palazzo Braschi per la mostra la scultura, l'installazione scultorea. È un elemento peculiare che attiva fisicamente e temporalmente la scultura, è un impianto a gocce che sta parallelo alla scultura, che idraterà e farà, come dire, disgregare solo il corteo più lungo, il corteo dei ricchi. In questo caso la presenza scultorea è fondamentale, quindi oltre a rappresentare un corteo, o comunque due cortei, quindi l'ultimo momento della vita umana, la scultura parla del fare scultura, parla della scultura stessa, quindi è un materiale plasmabile, organico. Il materiale si seccherà durante l'installazione, durante tutto il periodo dell'installazione della mostra. L'unica parte appunto che si disgregherà, ma attraverso appunto un'acqua quasi distruttiva, al contrario appunto del significato dell'acqua stessa, che è simbolo di vita per la simbologia e per l'iconologia, in questo caso l'acqua distrugge quello che, diciamo, è il male, tra virgolette.